Io direi che già verso dicembre, secondo me, saremmo abbastanza forti da poter fare lo scontro con le due gemelle. Voglio puntare a farlo prima di dicembre, ma non ci voglio sperare più di tanto. Prima di dicembre, appunto. Allora, non mi ricordo realmente dove devo andare. È davvero una fabbrica, come dice il nome. Chissà cosa producono qui. Credete che abbia a che fare con quella fuga verso utopia? Un momento, non sembra che si muovano tutti in modo strano. Ah, sono stanco. Aia. Ah, è morto. Ah, sta morendo. Ah. Cazzo. Oh, cazzo, è morto ancora. Sfortunatamente, questo è l'esatto opposto di come dovrebbe funzionare un'utopia. I nastri trasportatori e la posizione degli operai. È tutto quasi identico alla fabbrica di panini dell'azienda. Non ci credo. Quindi è così che Okumura vede i suoi operai. Mi dispiace doverlo dire, Noir, ma è davvero atroce. Beh, se provocheremo in lui il risveglio del cuore, tornerà tutto a posto, giusto? Andiamo! Minchia, è apparso all'improvviso. Comunque, fermi tutti un attimo, perché di là c'è un'altra strada, giusto? Bisogna salire di qua e vediamo dove ci porta. Ci porta qua. Questa mi sa che è solo una discesa, ok. Però di qua invece si può salire. E cosa troviamo se non un forziere? Una replica di un'arma, ottimo. Però di qua invece troviamo una ventola della reazione con un altro seme della bramosia. Però c'è l'allarme. Se possiamo disattivarli? Andiamo ad esplorare allora. Dobbiamo andare alla ricerca di un terminale per spegnere quell'allarme. Allora, fammi vedere un attimo la mappa. Possiamo provare ad andare là in fondo e possiamo provare ad andare da questo lato. Io proverei a continuare da questa direzione. Questa è una console. In corso aggiornamento del sistema pannello di controllo del braccio meccanico. Attendere, prego. Un aggiornamento, eh? Ok, sembra che non possiamo farci nulla. Questo profumo! Il tesoro deve essere oltre quella porta! Sarà un'altra di quelle porte con un autentifica qualcosa? No, non ci sono autentificazioni. Che delusione, eh? Beh, più facile è, meglio è, no? Andiamo! Più facile è, più strano è, in realtà. Oh merda, si è rotto il braccio! Oh, c'è quasi schiacciati! Quel pezzo di ferraglia si è rotto troppo facilmente! A questo punto è inutile lamentarsi, dobbiamo trovare un'altra strada. Hai ragione, cerchiamo qualcosa che possa aiutarci a superare questo tratto. Pensate che quelle fragili braccia possano tornarci utili in qualche modo? Ad esempio rompendole passando dall'altra parte, intendi? Beh, può essere una soluzione, no? Ma che... è uscito qualcosa! È il pannello di controllo del braccio meccanico. Possiamo usarlo per impostare la velocità a 3, 5 o 10 per rispetto al normale. Scommetto che bloccandolo a lungo sul 10 per si romperà. Modifica velocità del braccio. 10 per. Oh cazzo, 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 cazzo. Sono rotto. A quanto pare si è rotto. Si è distrutto all'istante. Ora, ok, era 10 volte la velocità del normale, ma era fragile. È la prova di quanto vengano sfruttate queste macchine. Qualsiasi aumento dei carichi di lavoro avrebbe portato al collasso. Aspetta, non potremmo camminare sul braccio danneggiato? Proviamo a controllare, Joker. Certo, era quello il nostro obiettivo, Noir. Sei appena arrivata, ma sei così perspicace, eh? Brava ragazza. Però prima andiamo da questa parte e vediamo cosa si nasconde. Oh, ma guarda! Un coso cavallo. Allora, sei debole allo psichico. Tu sei debole allo sparo. E tu sei debole allo sparo. Ottima cosa. Ma sì, dai, uccidiamolo. Tocca ancora a me? Perfetto. E allora andiamo di spinta psichica. Com'è felice Morgana. Abbiamo vinto, abbiamo vinto, abbiamo vinto. 46.000 yen. Mamma mia. Ci danno più sti nemici che le boss fight normali fra un po'. Allora, fermi tutti. Qui ci sono un po' di oggetti, ma niente di che.
Lì c'è l'icona di un rampino, quindi probabilmente questa è solo una zona di ritorno. E allora saliamo sul braccio meccanico. Aspetta, tu sei verde, perfetto. Sai cos'è la cosa bella? È che praticamente stiamo non dimezzando, ma quasi il tempo di battaglia di questo... come si chiama? Di questo piano. Questo cos'è? È una console. Oh, perfetto! Allarmi disattivati, ottimo. E visto che qua c'è il simbolo del rampino, torniamo subito indietro. Aspetta. Ah, guardalo lì, lo shortcut di prima, quello che vi dicevo. Perfetto, era tutto calcolato. Ed eccoci qui al secondo seme della bramosia. E questa volta è il seme colore verde. Ce ne manca solo uno, ragazzi. E probabilmente non è molto lontano da qui. Allora, direi solo una cosa. No, beh, la squadra in realtà va bene così. Anche se Panther in questo momento non ci serve a granché, però la sua abilità che potrebbe dimezzare i costi di SP può essere utile. Rieccoci di nuovo qui. Passiamo attraverso questi cubi di Minecraft giganti. Il nemico che colore è? Azzurro, quindi aspettiamo che si avvicina un po'. O aspettiamo che si allontani perlomeno. Imboscata di Spider-Man. Questa abilità è così figa, ma poco pratica. Aspetta, sei confuso, giusto? Spinta psichica. La confusione ti ha portato alla rovina. Parapapapa. 1200. Ah, ecco perché prendiamo molti più soldi, è vero, è per l'abilità di fumi. Se uccidiamo un nemico subito al primo turno, prendiamo un bonus di soldi, è vero. Me l'ero quasi scordato. Però questo non me lo scordo di certo. Ehi, ma eri verde 2 secondi fa, ti ho visto. Erano 2 verdi ed è diventato azzurro. Vabbè, meglio, almeno abbiamo qualcosa per cui combattere ora. Lusso, eh. Allora, tu sei debole a questo e tu sei debole solo allo sparo, eh. Ah, però vedo che siete confusi. E allora, porte dell'Ade, distruggili. Credo sia stata la morte istantanea ad ucciderli. Voglio credere questo. Però, oh, Thanatos se la cava bene, devo dire. Certo, non fa grandi danni adesso, perché effettivamente non ci avevo ragionato poco fa, ma non ha né il potenzia, né l'amplifica, né l'abilità magica. È per questo che rispetto a tutti gli altri fa molti meno danni. Non ci avevo pensato. Modifica velocità del braccio, aumenta la velocità. Va bene, vado più veloce. Oh cazzo, 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 cazzo. Oh, mi sono rotto. Ah, grazie di esserti rotto, allora. Guardate, ora siamo più vicini. Sì, dopo una bella deviazione. Non è che abbiamo allungato di chissà quanto, Makoto, dai, non esageriamo. Va bene tutto, ma non è... ehi, qua. Non è che abbiamo fatto chissà quale strada, fermi. Come raggiungo quel robot? Aspetta, basterà probabilmente azionare questa console e rompere gli altri 2 bracci. Ti rompo le braccine, tec tec, che scherzo che fai. Oh cazzo, 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 aia, mi sono rotto. Bene, ora si torna indietro solo per prendere quel forziere. Eccolo qua, il braccino rotto. Il nemico è un colore verde. Non è un problema. E la porta rossa si è di nuovo attivata. Perfetto. È chiuso, aprilo allora. Oh, Morgana sulla spalla. Che figo, hai trovato una roba. Aia, sono caduto. Ascia Big Bang. Speriamo che ci sia dall'altra parte una safe room non molto lontano. Vediamo. Credo proprio di no. O meglio, magari non in questo piano. Oh, finché sei verde a me va bene, perché così ti posso distruggere in un colpo. E tra l'altro abbiamo ottenuto Belphagoth. Oh, questo bellissimo demone sul cesso. Ma sì, dai, creiamo delle falene belline, dei succubi, delle lilim carine,
delle stelle, discutibili, dei fighissimi samurai e un cazzo di demone su un cesso. Chissà questa se è stata la discussione a cui hanno pensato. Comunque, ridendo e scherzando, Belphegor è solo debole al fuoco. Sembra che resti una sola porta, dovremmo andare da quella parte. Sì. Ah, e questo è... Possiamo raggiungerla solo attraversandola quella pressa idraulica. Anche se riusciamo a raggiungere quella pressa, non c'è, ci sono sempre quei dannati laser di mezzo. Dobbiamo sistemare prima quelli di pensare alla pressa. Probabilmente sarà una bella seccatura, ma temo sia la nostra unica possibilità. Dobbiamo spegnere quei laser a infrarossi e disattivare la pressa idraulica. Proviamo a cercare i comandi. Va bene, capi. Questi sono i comandi, probabilmente, però prima... Andiamo avanti e uccidiamo i nemici, perché, beh, sai. Come? Ma come ci hanno visto? Vabbè, amen. Non è stato un problema, anche se ci hanno visto. Ah, forse perché eri azzurro. No, era verde. Erano tutti e due verdi. Vabbè. Tanto siete tutti deboli alla luce qui, giusto? Lui no, ma loro sì. A me va bene uguale, anzi. Ma sì, dai, andiamo di luce. Volevo usare di nuovo la porta dell'Ade, ma non abusiamone solo perché è nuova. Sai, quando c'è una cosa nuova e vuoi continuare ad usarla, tipo compri la macchina, vai in giro ovunque con quella nuova macchina, c'è un nuovo gioco, giochi solo a quello, stessa roba con la nuova persona, uguale. Ah, tutti gli oggetti, ah, pensavo mi avesse ristabilito la vita. Grazie lo stesso, Futaba. E rieccoci qui ai comandi. Ecco i comandi per scegliere tra pausa, pranzo e straordinari non retribuiti. Un momento, pausa, davvero? Trovando il giusto pannello di controllo potremo superare quella pressa fastidiosa. Mettiamocela tutta, Joker. Modifica turni della pressa. Mettiamo pranzo. Disattiva quelli. È l'ora della pausa pranzo. Oh, finalmente pausa. Grazie. Consumiamo la nostra sbobba. Aspetta. Consumiamo la nostra sbobba e ricarichiamoci con gioia. La pausa durerà solo 30 secondi. Figa. Sbrighiamoci. Fermi. Aspetta, fammi vedere. Andiamo prima a questa qui. Oh, dai. Quando non mi serve il demone del tesoro, dannazione. Oh beh, a cosa sei debole, abbiamo detto? Allo sparo. Assaltiamolo, ho bisogno di un po' di dindini. Parababam, pam pam, parababam, parababam, pam. Oh, dai, potevi morire. Assaltiamolo di nuovo. Beh... È stato un lavoro coi fiocchi. 25.000 yen? Va bene, lo accetto. Haru piano piano sta salendo di livello, ma molto piano. La pausa è terminata. Lavoriamo ancora più duramente per recuperare il tempo perso. C'è un modo di tornare indietro? Sì, c'è il modo. Perfetto. E abbiamo trovato un altro Belphegor. E un forziere con dentro la polvere dell'anima. Perfetto. Un altro di quei pannelli di controllo, giusto? Lo impostiamo di nuovo su pranzo? Sì, a dire il vero ho svolto qualche ricerca. Le altre due opzioni sono inutili. Pausa dura solo 5 secondi, mentre straordinari non retribuiti non cambia nulla. Aspetta, cosa vuol dire che non cambia nulla? Probabilmente perché qui gli operai lavorano sempre in quelle condizioni. Che incubo. Comunque per noi quelle opzioni sono inutili, forse è meglio scegliere sempre pranzo. Modifica i turni della pressa, pausa pranzo. E vai, oggi due pause pranzo, finalmente possiamo mangiare con calma, e vai. È l'ora della pausa pranzo. E vai, finalmente mangiamo. Pausa pranzo durerà 30 secondi, e allora noi ci sbrigheremo. Corri Joker, corri. Allora, tu sei verde? No, tu sei azzurro. Attacco Spider-Man! Allora, delle Limim e degli uomini cavallo.
Staffettiamo, facciamo a Morgana. Uccidiamo Lily. Madonna. E infine direi facciamo lei e vediamo quanto male fa. Pensavo un po' meglio, ma probabilmente sai perché? Perché Makoto ancora rispetto ad altri non ha il tecnico plus. E infatti, ora che abbiamo anche Haru nella squadra, dobbiamo andare al... come si chiama? Al negozio, sì, al coso di biliardo e freccette, per giocare a biliardo e freccette con Makoto e Haru. Modifica turni della pressa, disabilita sicurezza. Per ridurre i costi disattiveremo la sicurezza in alcuni settori. Siete pregati di continuare a monitorare le vostre aree di lavoro. Insomma, fate attenzione voi stessi a voi stessi. Pensare che un datore di lavoro sottoponga i dipendenti a un tale stress per il proprio tornaconto. Bene, ora possiamo superare quella pressa idraulica, vero? Sì, però prima dobbiamo anche mettere in pausa pranzo tutti. È la terza pausa pranzo che facciamo. È incredibile, finalmente sembra che io stia mangiando sul serio. Allora, ora bisogna tornare indietro il più velocemente possibile. Anche se in realtà non ci serve correre, perché tanto abbiamo lì un altro pannello di controllo. Ma hey, già che ci siamo, perché non farlo in fretta? Vediamo, c'è qualcosa qui? Sembrerebbe di no. E allora proseguiamo e uccidiamo il nemico. Nuovo livello, Lilim, Non mi servi. Altro nemico verde. Altra imboscata riuscita. Qui invece... ah, ecco, finito il tempo. Pam pam param pam pam. Qui c'è un altro terminale, nel caso volessimo tornare indietro, ma non ci serve. Ed ecco fatto. Oh, ma dai, ma quanto è grande questa fabbrica? Santo cielo. Allora, di qua si scende. Di là c'è un forziere e qui c'è una safe room, finalmente. Questa sembra una zona sicura. Lo è. Sento un po' inquieto. Bene, allora torniamo alla stanza rossa. Ora, come ho detto prima, dobbiamo tentare, perché appunto è difficile, dobbiamo tentare di insegnare alla nostra cara nuova persona potenzia, amplifica e abilità magica. Ovviamente, come ho già detto, è impossibile insegnarglieli tutti e tre in una botta sola. Dovremmo avere un po' di fortuna e riuscire a farle in due volte, insomma. Le uniche opzioni che ho per insegnare potenze divino sarebbe prendere Izanagi no Okami, che fra tutti costa anche di meno, e continuare a cercare di sacrificarlo per insegnare a Thanatos queste tre abilità. Proviamo a metterlo sulla forca, allora. Thanatos, Izanagi no Okami e speriamo bene. Abilità magica, perfetto, già questo è qualcosa. Estenua resistenza, no, dobbiamo riprovare. Abilità magica. Potenza divino, ok, dai. Per adesso posso accettarlo, ci manca solo amplifica divino. Proseguiamo. Thanatos è quasi completo ormai. E devo dire che ad ora è forse stata la persona più facile che abbiamo creato e che abbiamo quasi perfezionato. Nonostante le tre abilità, che sarà anche amplifica divino, che si ottengono solo tramite la forca. Aumentiamo la velocità del braccio. Pam 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 parapapa. Oh cazzo, 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 cazzo. Ah, mi sono rotto. Aiuto. Qualcuno mi aggiusti. Allora, dobbiamo trovare il computer per fermarlo. Ombre ormai sono verdi. Non siete più un problema per me. Ma perché quando le uccido diventano azzurre? Boh, vabbè. Vabbè, almeno ogni tanto combattiamo, dai. Oh, ma guarda! L'abilità di sparo ottenuta dal re. Questa cosa è scriptatissima comunque, perché uno, in base a quanta velocità vai, tu spari più velocemente, ma oltre la metà vita non andranno mai. Vediamo Porta dell'Ade. Mi sa che lo uccidi subito.
Quando esce il messaggio là sopra vuol dire che è uccisione istantanea al 90% sicuro. Pam 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 pam. Proseguiamo. Ehi, Joker! Ma guarda, degli allarmi. C'è un ascensore laggiù. Pensi che ci possa... che si possa andare di là? Anche dalla mappa sembrerebbe così. Tuttavia, con il sensore a infrarossi acceso, non possiamo procedere. Già, pare che non possiamo proseguire senza prima fermare quella pressa. Un secondo. Non vi sembra che quei robot laggiù si comportino in modo strano? Per l'azienda, per il nostro presidente Okumura. La faccio con gioia, lo faccio con gioia. Continuano a ripeterlo, pur vedendo i colleghi collassare per l'eccesso di lavoro. E controllo mentale, sono stati portati a uno stato di sovradattamento. Sovra... cosa? Quando una persona viene costantemente oppressa, si abitua a quella condizione. Quindi viene sfruttato questo stratagemma psicologico. L'ho vissuto sulla mia pelle per anni. Fox... quindi questi robot esistono perché mio padre è conscio di sfruttare i propri dipendenti. Sì, dobbiamo stare attenti però. Dubito che riusciremo a comunicare con loro. Probabilmente appena ci avvicineremo verremo attaccati. Suggerisco di prepararci a dovere. Ovvero, fai attenzione e preparati bene. Pausa pranzo. E la pressa si ferma, ma non quella gialla. Oh, che strano, forse perché questa era azzurra? Corri, corri Joker. Taglia la strada, sbrigati, abbiamo solo 30 secondi. Ecco, in 6 secondi siamo già arrivati. Ok, fermi tutti. C'è un'altra pressa? Sembrerebbe di no. Allora, questo è il nostro obiettivo. Già, ma senza fermare la pressa dubito che riusciremo a raggiungerlo. Quindi sbrighiamoci allora. Andiamo a fermare la prossima pressa. Però anche questa è azzurra. Pausa terminata. Tuntu, tuntu, tuntu. Allora, questo è azzurro. E ovviamente... no, fermo. Questo mi sa che è quello del braccio. Cacchio dico. La velocità del braccio. Velocità massima. Lavoro più veloce. Oh cazzo, 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 cazzo. Mi sono rotto. Benissimo. Possiamo andare dall'altro lato ora. Però fermi tutti. Attacchiamolo alle spalle. Perfetto. Prima di andare dall'altro lato, vediamo cosa si nasconde qui. Oh, ma guarda. Visto? Oltre la metà non va mai giù. Tanto ormai sto usando Thanatos così, giusto per divertimento. 366. È un po' poco, Thanatos. Possiamo fare di meglio e lo sai. Debole alla luce, Andiamo di attacco nucleare. Dai, brava Makoto, brava Makoto. Al vento non c'è nessuna resistenza, quindi bye bye. Aia, mi sono sbattuto la faccia. 7200 yen. Beh, in questo palazzo devo dire che i soldi, oh, li stiamo recuperando. Potenze psicocinesi. Al posto di cosa? Al posto di vulnerabilità. E recupero SP. Ripristi all'1% degli SP delle riserve dopo la battaglia. Ottimo. Perché queste due abilità sono fantastiche messe assieme. Solo che c'è un... plus a questa cosa. Dobbiamo portare Futaba al Jazz Club per potenziarla. Ci servirà. Ci servirà portare Futaba con noi al Jazz Club, ragazzi. E tra l'altro qua dietro c'è un tesoro. Che cosa tesoreremo? Un muschio forza fortuna. Perfetto. Mentre di qua cosa troviamo? Una scala con il pannello giallo. Finalmente, se allode il nostro presidente Okumura e a lui solo, dedichiamogli il massimo impegno. Pausa pranzo. La pressa gialla finalmente si è spenta. Consumiamo la nostra sbobba. Corri Joker, abbiamo solo 30 secondi. Ah, corri, corri. Oh, sali, sali però. Non ti devi bloccare a caso in zone a caso. Che vabbè che abbiamo ancora 15 secondi, però... Eccoci qua. Ah.
Così raggiungeremo direttamente quei dipendenti pericolosi. Ma non abbiamo scelta. Da qualche parte dopo il di loro sento tesoro. Preparatevi. Perfetto, guarda che siamo lì noi. Ok, non credo che nessuno... No, vabbè, non credo che nessuno sia debole al vento, però sti cazzi, combattiamo. Per l'azienda, per il nostro presidente Okumura, chiunque si avvicinerà verrà schiacciato. Eseguiremo con gioia gli ordini del presidente. Venite a me allora, maledetti robottini. Allo psichico, Però non ho mai provato gli altri elementi, tipo il nucleare. Ci penserà qualcun altro. Ad esempio, proviamo a fare staffetta. Vediamo, non penso che il fuoco ci servirà a qualcosa, vero? Infatti resistono. E allora proviamo a dargli fuoco, anche se resistono. Hanno resistito tutti, peccato. Proviamo con il nucleare. Resistono anche al nucleare. Proviamo con il vento. Resistono al vento. Benissimo. L'importante è saperlo. L'importante è sapere chi resiste a cosa. E niente, allora mi conviene fare così e menarli e basta. Poi passiamo a Joker, che con un'abilità divina, beh, possiamo fare danni a tutti quanti. Nessuna resistenza vi salverà. Ancora? Ma quanti diavolo siete? Non la finiremmo mai così. Vabbè. Meglio così. Più gente da uccidere, più punti esperienza per noi. Porta dell'Ade sta facendo il suo maledetto lavoro. 1800 yen. Porca miseria. Pochi spiccioli, eh? Ah, 52 di livello. Sì, dai, per dicembre. Ma che diamole, è stato troppo facile. Beh, sono stressati, hanno subito il lavaggio del cervello e hanno affrontato un nemico impossibile. Quando tornerò umano, spero che nessuno mi tratti in questo modo. Oh. Forza, andiamo avanti. Non abbatterti, Noir. Posso disattivare? No, non posso disattivare, vabbè, non importa. Con la musichetta triste. Cosa cavolo? L'aggiunta del combustibile ha aumentato la produzione. L'efficienza dell'inceneritore è circa 270%. I dipendenti vengono gettati nell'inceneritore. No, i robot ormai logori vengono trasformati in carburante. Quindi l'intera fabbrica funziona utilizzando... la vita delle persone. Noir, va tutto bene? Non... eh? Non perdonerò mio padre per tutto questo. Non posso credere che veda così i suoi dipendenti. Forza, andiamo. Risveglieremo il cuore, costi quel che costi. Yes. Giusto, siamo con te fino in fondo, Noir. Ma dai, hanno tolto la musichetta triste per rimettere quella. Scusatemi. E allora, proseguiamo. Oh, ma guarda, una safe room. Siamo nello spazio. Questa è l'area della camera stagna. Ehi, quindi dobbiamo andare nello spazio. Una cosa del genere condurrebbe alla nostra dipartita, per dirlo con delicatezza. Finiremo nella merda. Beh, in realtà, tenendo gli occhi e bocca chiusi, resisteremo per circa 30 secondi. Il che è strano, perché francamente temevo che saremmo esplosi e basta là fuori. Non spaventarci, maledizione! Allora, safe room. Così almeno siamo al sicuro. E ora possiamo uscire di nuovo. Allora, questa porta è chiusa, ovviamente. Questa porta sembra chiusa. Dobbiamo trovare un modo per aprirla. Ovvero passando di qua. Aiuto! Abbiamo volato nello spazio. Madonna mia. Sì, effettivamente è stato strano, visto che nello spazio muori anche solo per il freddo. E le porte rosse si sono disattivate. Benissimo. Ora possiamo tornare indietro e vedere cosa si nascondeva in quella porta di là. Aiuto!
Allora, questa porta nascondeva un forziere con dentro un unguento fisico. Tutta roba che alla fin fine non userò praticamente mai. E quest'altra porta... No, non è vero. Quest'altra porta ci nasconde un oggetto. Wow. Io che mi aspettavo chissà cosa. E ora si scende o si sale? Si sale. Eccoci arrivati. Eccola, la parte peggiore di tutta questa mappa, di questo castello. I cavolo di indovinelli. Indovina in quale zona entrare e uscire. Non ho letto cosa ha scritto Fox. A quanto pare dovremmo continuare ad agire come abbiamo fatto prima. Non avrei mai pensato che saremmo volati nello spazio. La meraviglia che ho provato di fronte alla banca volante impallidisce al confronto. Ah! Ecco fatto. Aspetta un secondo. Perché quello è spento? Alcune camere stagne funzionano e altre no. Speriamo di raggiungere l'obiettivo con quelle attive. Prima però dobbiamo riuscire a passare di qui. Inutile stare qui a rimuginare. Andiamo. Nel senso, si attiveranno dopo? Semplice. Questa è una cosa che odio. Cioè, io sono bravo in questi giochini, ma odio il fatto di dover fare accendi spegni per attivare quello che disattiva quello. Che coglioni. Questa è arancione, vediamo dove ci porta. Ci porta in bocca un nemico. Parababam pam pam. Oh, ma guarda, Mithras. Giusto? Mithras. E sei debole allo psichico. Oh, ma pensa un po'. Pensa un po' che io ho proprio la persona adatta a questa esigenza. Anche su di te non fa differenza. Devo dire che sono estremamente soddisfatto di questa persona. È la migliore persona psichica che potevamo fare. Anche se Koryu mi sarebbe piaciuto molto di più averlo in squadra, sarò sincero. Però... oh, Shiva ha molte meno debolezze rispetto a Koryu. Questi sono interruttori. C'è scritto qualcosa sopra, questi simboli. Tiriamo la leva. Oh, si è spenta quella. Piripipim. Oh, quindi queste leve attivano e disattivano le camere stagne. In questo modo potremmo aprirci la strada. Dipende tutto da te, Joker. Esatto, dipende tutto da me. E io odio queste cose. Odio il dover passare e ripassare per zone spegnendo e chiudendo zone. Sto morendo, aiuto! Ok, calmi tutti. Nemico verde. Distrutto. Allora, di qua si passa e si va dall'altro lato. Ok, sì, ho capito la strada. Più o meno. Finché sono così poche, non è difficile. Quando inizia a essere un po' di più, inizia a diventare complicata la storia. Allora, queste due sono attive. Però io devo entrare in questa che è disattivata. Attiviamo la leva di qua. Bravo. Quindi ora questo è attivo e anche il prossimo, giusto? Eccolo qua, infatti. E cosa mi nasconde? Secondo me è un forziere. Ah no, nasconde un altro di questi. Oh, guardate, ora possiamo andare avanti. Ben fatto, Joker. Davvero? Scusa un attimo però, aspetta. Se lo disattivo, posso passare prima in questa stanza. Perfetto, allora torniamo indietro. Andiamo prima in quest'altra stanza. Il colore del nemico è rosso, è la Madonna. Ah, ecco perché è rosso, perché è davanti a un'altra porta del seme della bramosia. Quell'ombra sembra davvero forte, prepariamoci per bene. Siamo pronti al meglio, Joker? Ovviamente. Ci vuole coraggio ad ignorare i propri doveri e poltrire. A quanto pare abbiamo dei lavoratori impudenti che necessitano di formazione extra. Ah, un supereroe.
Ma smettila, il tuo cosiddetto allenamento è solo tortura. Andiamo! Questa persona qua io l'ho usata per un sacco di tempo quando l'ho ottenuta, perché l'ho ottenuta tramite un incidente. Ed è figo, è veramente figo. E sei debole al vento, eh? Ok. E allora sai che ti dico, mia cara persona? Io mi faccio una carica. Facciamo... anzi, facciamo attaccare Makoto. E facciamo usare Garula a Morgana. Così rompiamo la formazione. Facciamo la staffetta Joker. E Joker usa Assautobi. Distruggilo, Yoshitsune. Devo dire che è stata forse l'ombra davanti alla porta più semplice che abbiamo fatto. No, beh, dai. La più semplice no, ma... Garula Dain, danno pesante a un solo nemico. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta, ora possiamo varcare la porta. Ok, prendiamo quel seme della bramosia. Eccolo qua, l'ultimo seme, il seme blu. Abbiamo ottenuto anche l'ultimo seme, Joker. Seme dell'avarizia blu. I tre semi della bramosia, rosso, blu e verde, si fondono per creare il cristallo dell'avarizia. Clink. Ottimo. Perdonami, padre. Neanche se ne è accorto, credimi. Che tra l'altro... cioè, allora, rubare i desideri distorti ti porta ad avere un risveglio del cuore, ma i semi della bramosia non ti porta a nulla, rubarli? Sembra un filo strano, no? Però, sti cazzi. Quindi ora riattiviamo le leve. Ecco fatto. Ora dobbiamo solo tornare indietro. Attiviamo anche questa leva. E ora dovrebbe essersi aperto il passaggio. Perfetto. E rieccoci qua. Ora invece, attivando quest'altra leva, possiamo tornare nella zona iniziale e finalmente proseguire. Eccoci qua. Vai Joker, è il momento di volare. Eccolo qui, un altro ascensore. Forse siamo alla fine, ce l'abbiamo fatta ragazzi. È stato facile, continuiamo a farci strada. Non ne avete idea, non ne avete idea voi. Credetemi che non è ancora la fine. Questa volta cosa dobbiamo fare? Sembra uguale a prima, ma non ne sono sicura. Già, questa volta non è per niente uguale a prima, mia cara Ann. Prima di tutto entriamo qui. Usciamo. E ora... e ora... parte la parte noiosa. Ovvero quella in cui dobbiamo continuare a uscire e rientrare. Aspettate un secondo, ragazzi. Una volta superata questa camera stagna, ci troviamo di fronte al tesoro. Figo, ma questa volta... questa non funziona. Mi sa che ci tocca trovare un'altra leva, Potrebbe benissimo essere l'unico modo. Facciamo il possibile. Dio mio. Allora, questa è disattivata. Questa è attiva, invece. Guardate, questi sono verdi. Allora, prima di tutto, a proposito di verdi, distruggiamo i nemici verdi. E Futaba è salita al livello 50. Benissimo, Haru al 44 con Makakakarakan, una barriera che respinge gli attacchi magici verso un alleato. Beh, non sarà granché, ma per adesso mettiamoli. Ed eccoci qua. Questo è la parte pallosa di questo giro. Quelli verdi, sfortunatamente, si attivano e disattivano. Però prima facciamo così. E io non mi ricordo assolutamente il giro che dobbiamo fare. Ma proprio zero totale. Questo però ora è attivo e ci porta alla parte iniziale. Perfetto. Questo qui invece... passiamo. E oh oh, guarda un po', si è disattivato. Ma si è attivato un altro.
Oh, la strada da cui siamo arrivati è stata chiusa. Le camere stagne sembrano cambiate. Procediamo con cautela. Procederemo sempre con cautela, mia cara Makoto. Eccoci qua. Proseguiamo. Tu che colore sei? Verde? Non è un problema allora. Proviamo a scendere prima qui. Qui ci sono delle leve, ok. Qua però... ho capito. Dobbiamo andare in quell'accanto. Questa qui. Siccome questo è disattivato, ovviamente, dobbiamo scendere ed entrare qui, ma anche questo è disattivato. Dannazione, quindi dovremmo fare il giro lungo. Dobbiamo entrare di qua. Ah, ma guarda, quella è arancione invece. Entriamo qua dentro, proviamo il percorso perché realmente non me lo ricordo, ma proprio zero. Tu sei verde. Questo sì che è un bel modo per risparmiare tutti i punti. Ora, se noi passiamo di qua, questo qui è verde. E ok. Quindi mi sa che dobbiamo attivare la leva. Proviamoci. Sembra che la camera stagna vicino all'obiettivo sia stata attivata. Bella mossa, Joker. Lo so, grazie. Quindi, tornando di qua, vediamo dove finiamo. Finiamo qui. E questo è disattivato. Ok. C'è un nemico verde. Non sei un problema. Tornando di qua, invece, torniamo indietro. Ma il pannello è di qua e si attiverebbe chiudendo la porta verde. Questo vuol dire che dobbiamo fare il giro lungo e andare di qua. È veramente una rottura di coglioni fare tutti questi passaggi, credetemi. La prima volta l'ho odiato perché mi sono perso. Probabilmente mi perderò anche adesso. Non ne sono sicuro in realtà. Probabilmente sì, ma... magari invece no. E in realtà qua abbiamo concluso. Aspetta, forse, e dico forse, volendo in queste qua, in queste tre stanze c'è un forziere. Guarda, per amor della mia sanità mentale, lo saluto. Tanto qualunque cosa ci sia dentro non mi serve. Ciao. È stato più facile di quanto ricordassi. Oh, finalmente, quasi alla fine. È stata una passeggiata. Ah, Skull, non hai fatto altro che seguire Joker. È vero. Mi dispiace dirlo, ma è vero. Abbiamo visto quelle parti nell'area della fabbrica. Quindi è qui che vengono usate. Di cosa si tratta? Dall'aspetto non si capisce. Sembrano delle ceste o delle batterie. Ehi, rimandiamo più tardi la visita guidata. Ora dobbiamo concentrarci sul tesoro. Ah, è raro sentire Skull dire qualcosa di sensato. Alla fine però Morgana ogni tanto se le cerca, però dai. Cioè, ci sono delle volte in cui Ryuji dice le cose giuste e Morgana deve punzecchiarlo per forza. Quindi non si può biasimare del tutto Ryuji se si è incazzato con Morgana. Certo, Morgana ha esagerato ad andarsene, però ogni tanto va bene che si punzecchia una vicenda, ma ci sono delle volte in cui anche Morgana esagera, per carità. Oh, è di nuovo Morgana, appunto. Wow, e ora cado. Tutta spaziale. Ok, vediamo. Cosa sta nascondendo il signor Okumura? E mi sa che siamo già arrivati, cioè nel senso finisce qui. Qui c'è il tesoro. L'abbiamo trovato, eccolo! Ma non v'è alcuna informazione sui collassi mentali. Ciò mi inquieta. Già, hai ragione. Forse le nasconde. Siamo arrivati fin qui. Prendiamolo a pugni finché non sputa il rospo. Prima risvegliamogli il cuore. Il piano mi trova d'accordo. Mandiamo la lettera di sfida e prendiamo il tesoro. Decidi tu quando. Va bene. Ok, abbiamo trovato il tesoro quindi, giusto? Eccolo qua sotto. Chissà che cosa diventerà. Ma
Lo scopriremo la prossima volta che rientreremo nel palazzo. Benissimo, tutti e tre i semi li abbiamo trovati. Possiamo uscire da qui, ragazzi. Facciamo un salvataggio. E poi vediamo se mandare la lettera di sfida. È il momento di tornare indietro. Abbiamo trovato la strada per il tesoro. Vuoi andare via? Sì. Ritorno al mondo reale dal palazzo di Okumura. Grazie per il lavoro svolto. Grazie a te, telefono. Finalmente la strada per il tesoro è sgombra. Ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida. Ce l'abbiamo fatta, ma una volta inviata la lettera non si può tornare indietro, né fallire. Rimane altro da fare, Joker. Cerchiamo di non affrettare inutilmente i tempi. Io non ho nulla da fare, in realtà. Non in questo palazzo, perlomeno. Oh, Kaetaka. Oggi sei stato bravo, sei stanco? Abbastanza. E piove, incredibile. Beh, nonostante tutto l'accaduto, siamo arrivati. È successo qualcosa. Hai presente il casino tra me e Mona? Devi veramente tirarlo fuori di nuovo. Tra te e Mona, non tra me. Non è un problema, è grazie al vostro litigio che abbiamo incontrato Haru. Grazie, non ce l'avrei potuta fare senza il vostro aiuto. Ci ringrazierai più tardi, manca ancora il tocco finale. La lettera di sfida, vero? Cosa devo fare? La manderemo quando deciderà Phoenix. Una volta fatto, ci incontreremo e discuteremo dei dettagli. Capito, comincio a prepararmi. Lascio tutto nelle tue abili mani, Star-kun. È la prima missione di Haru e il bersaglio è suo padre. Avvisaci quando sei pronto. È arrivato un altro pacco per te. Quanta merda ordini ogni settimana. Il wafer dei ladri e cartoline. Deve essere quell'ordine della televendita. Allora, ovviamente non posso uscire perché... Leggerei lo stesso. Leggerei perché tanto anche ad uscire... Beh, chi è che ci può essere? Oya, Chiaia, ma non mi dicono niente di utile. Iwai, ma a questo punto... Finirei l'ultimo dei quattro dei cinque libri da tre letture. Va bene, io me ne torno a casa. Ciao, Sojiro, buonanotte. Gli uomini sperimentano il dolore quando non riescono a raggiungere l'omniscienza. Le storie dei grandi personalità del passato, eh? E finalmente... Anche questo libro è andato. Hai finito di leggere Rivelazioni eroiche. Sembravi un po' pazzo studiare così duramente. A ogni modo, hai acquistato una grande saggezza. Yes, I am. Una grande conoscenza. Penso che dovremmo andare a dormire. Lo penso anch'io, Morgana.